Ciao a tutti amici locande e benvenuti a questo nuovo video. Questa sera vi porto ancora nel Jovastarter e ancora andiamo a esplorare campagne crowdfunding, quindi finanziate dalla community, sulla portale di Kickstarter che incuriosiscono il Jova e che quindi il Jova, cioè io, vuole portare la vostra attenzione. Ormai il format lo conoscete, sapete come funziona, quindi non vedo l'ora di portarvi, diciamo, in luce queste piccole cose che hanno attirato la mia attenzione. Non perdiamo altro tempo e lanciamoci immediatamente a esplorare i tre progetti che stasera vi porto in puntata. Il primo progetto di cui voglio parlarvi è Two Kings, un gioco da tavolo per due giocatori, piccolo, compatto e molto cattivo. Progetto italiano. E quando parlo compatto, non intendo compatto in generale, intendo compatto che la scatola è piccola, minuta, sta nella borsa, nello zaino, e poi potete giocarlo nella scatola, quindi è letteralmente compatto anche come contenuto. È ispirato ai videogiochi tipo come Clash Royale, se qualcuno di voi lo conosce, quindi due castelli, due fazioni opposte, e le nostre armate che cercano di muoversi sopra dei percorsi per andare a conquistare il castello avversario. Questo viene effettuato tramite dei dadi, ok? Quindi come vedete anche da schermo i componenti di gioco sono sostanzialmente dei dadi da sei facce e delle carte, quindi noi ogni turno spenderemo dei punti sostanzialmente per mettere in gioco, manipolare o muovere i nostri soldati, quindi i nostri dadi, che si sposteranno sulla mappa, combatteranno gli soldati avversari e cercheranno di andare a conquistare chiaramente il castello avversario. In tutto questo ci potremmo aiutare usando le carte incantesimo, diciamo spell, pagando i punti, diciamo i punti azione del turno, per fare qualunque tipo di effetto, da palle di fuoco, esplosioni, fulmini, manipolazione del campo di battaglia. Quindi chiaramente quelli sono poi gli effetti speciali che ci consentono di manipolare in qualche modo il semplice movimento su plancia. Il gioco è piccolo, compatto, è un competitivo chiaramente, e l'idea è molto molto carina, molto fresca, molto veloce. Mi sembra anche una buona longevità data anche dalle carte, che ovviamente sono quelle che danno un po' il pepe e i colpi bassi nella partita, e questo è un piccolo progetto che vi segnalo perché a me ispira veramente veramente molto. Pertanto il primo progetto italiano che vi segnalo in questa prima diciamo inizio di puntata del Jovastarter di questa settimana è Two Kings. Il secondo progetto di cui voglio parlarvi è un altro gioco in scatola e si chiama Cellulose at Plant Cell Biology Game. È un gioco in scatola da 1 a 4 giocatori, della durata di circa, dice 45-90 minuti. È un gioco più strutturato, senza dubbio, anche come dimensione di componenti e board, ed è un gioco strutturato della compagnia americana Genius Games. La Genius Games è quella famosa ditta americana che ha fatto una serie di titoli a tema chimica o biologia. Io ce li ho praticamente tutti i loro giochi, sono molto particolari, molto tematici, molto particolari anche come scelta, diciamo, di ambientazione, e infatti questo non fa eccezione. Cellulose ci mette all'interno in un piazzamento del lavoratore, quindi elementi di gestione, carte, simboli, engine building e costruzione di processo, letteralmente all'interno della cellula di una pianta. Quindi noi andremo in competizione con gli altri giocatori cercando di fare appunto il maggior numero di punti per vincere attraverso fotosintesi, gestione corretta delle nostre produzioni, dei nostri carboidrati, costruzione della parete cellulare, la gestione di proteine, ormoni, componenti della cellula, perché è assolutamente un gioco cioè ha una valenza scientifica, è correttamente riferito. Come vedete, i componenti sono stupendi e sono perfettamente tematici, quindi è un gioco molto particolare. Ve lo segnalo perché, come tutti i loro giochi, è molto colorato, nasconde in sé un elemento per niente banale, e vi segnalo che consente anche di fare con un bundle la presa anche di Cytosis, l'altro gioco sempre loro, che è sempre un piazzamento lavoratori ma su una cellula umana. È assolutamente bellissimo, veramente figo, io ce l'ho, e quindi è proprio il tema è fotosintesi delle cellule delle piante, che non è un tema che vediamo tutti i giorni. A me l'art piace da Dio, la scienza all'interno è perfetta, la biologia è proprio corretta, quindi fa molto piacere. Vi segnalo anche che potete provarlo su Tabletop Simulator se vi va, se usate questa piattaforma, volete usare questa piattaforma, e quindi è assolutamente un consiglio fortissimo.
Per cui non potevo non segnalarvi questo progetto che ha ancora 10-11 giorni, secondo quando vedete questo video, almeno alla data odierna di registrazione, prima della fine della campagna. Quindi, se siete dei biologi o vi ispira l'argomento, buttateci un occhio perché è assolutamente una piccola chicca molto interessante. Per me, sicuramente lo è. Il terzo progetto che vi segnalo questa settimana è un progetto particolare, ovvero se vi parlo di Konundrumag. Konundrumag è una tazza. So cosa state pensando, una mug, sì, è una tazza, ma non è solo una tazza, è un puzzle game. E non è solo un puzzle game, è ispirato agli escape book che uscirono anche su Kickstarter l'anno scorso, finanziai alcuni di questi progetti, ed è letteralmente un gioco su una tazza, quindi potete avere il vostro tè, il vostro caffè, guardando anche degli indovinelli spaccacervello stranissimi. Sostanzialmente come funziona, come vedete dalle immagini, la lettera sulla mappa, sulla tazza, vi indica l'area del puzzle, vi fa scannerizzare un QR code che è sulla tazza, vi fa selezionare un puzzle, ok, e ve lo fa risolvere. Vi dà una chiave di risoluzione quando arrivate in fondo e se le raccogliete tutte c'è un puzzle finale. È un puzzle di porcellana portatile che tiene le bevande calde. Per me è geniale. Ne ha dentro due diversi. Uno si chiama La Farfalla, che esteticamente mi piace moltissimo. Sono tutti e due molto strani. E l'altro si chiama The Journal 29, che è un'edizione limitata per la campagna. Che anche qui però sembra più a tema alieni, sembra più strano, più particolare. È molto molto strano. Potete prendere uno, due o entrambi, chiaramente. Ed è basato su Journal 29, che era un libro interattivo, diciamo del 2017, un escape book potremmo definirlo, di puzzle, ok? E quindi su questa cosa hanno fatto questo oggetto molto strano che a me piace un sacco. E poi sono anche molto belle come tazze. Questo qualcuno di voi può essere insignificante, però a me piacciono molto. E quindi non potevo non segnalarvi Kunundrumag. A Coffee Mug Full of Puzzle come terzo progetto del Giova Starter di questa settimana. Ciao amici della locanda, spero stiate bene, qui tutti bene per fortuna, quindi mi auguro anche voi stiate in forma. Vi ringrazio per il vostro tempo, per la vostra pazienza e per aver accompagnato il Giova in un altro video dei format della locanda shakespeariana per moschettieri. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi un like, di lasciarmi un commento, se vi ispirano questi progetti, non vi ispirano, avete visto altre cose. Avete visto progetti di cui magari siete curiosi e volete sapere cosa ne penso? Partecipate alla conversazione, dialogate con noi siamo qui e assolutamente partecipate. Infine, se ancora non siete dei nostri o anche se siete già iscritti al canale, io vi invito, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a iscrivervi al canale della Locanda Shakespeariana per Moschettieri. Se invece siete già iscritti, vi invito entrambi voi a cliccare sulla campanella, mi raccomando, per rimanere sempre aggiornati in modo che vi arrivino le notifiche dei prossimi video del Giova, dei prossimi format della Locanda Shakespeariana e per non perdervi uno dei prossimi Giova Consigli a Giova Gioca o Giova Starter. Pertanto non mi rimane veramente che augurarvi un buon tutto, state bene e una buona esplorazione e ci vediamo al prossimo video. Pace ragazzi!